Quindi la soluzione rimane sempre la stessa, un nuovo stadio. Ma ovviamente tenuta a questo stadio, tenuta a questo livello, solo chiacchiere e niente fatti. Ma che al momento è una vera incognita. Vogliamo che sia mantenuta in un certo stato e con una certa cura. Dunque Raffaele, parte da oggi questo reportage per mettere al corrente tutti i tifosi marcenisani e i cittadini in genere di quelle che sono le strutture, quindi lo stato delle strutture sportive qui a Marcenise. Non potevamo non iniziare dal Progletitur, che è un stadio dove ci ha visti qui tante volte e stiamo sempre a fare le stesse denunce. Però più che una denuncia, la nostra vuole essere proprio una presentazione a chi al Progletitur magari non ci è mai stato e sente solo dire di queste cose. Raffaele, in realtà questo che è capitato anche ad inizio campionato è una cosa che noi ci portiamo dietro già da molti anni. Spiegamolo ai tifosi e vediamo quale potrebbe essere una soluzione e se c'è una soluzione. Allora, questo è un reportage che inizia dal Progletitur perché oltre alla box sono state le due discipline sportive che hanno portato molto lustro a Marcianise. Nasce questa nostra iniziativa, proprio targata a Stirp, appunto per sensibilizzare le autorità competenti su come i nostri atleti sono, tra virgolette, costretti ad allenarsi e a dare il loro contributo sotto il nome della nostra città, insomma. Iniziamo dal Progletitur e, se vogliamo, il Progletitur in sé per sé è una struttura che è in parte abbastanza funzionale, perché i ragazzi arrivano, hanno gli spogliatoi, senza problemi mettono i loro indumenti da allenamento, fanno l'allenamento su un campo senza nessunissimo tipo di problemi. All'interno lo stadio è ripartito in modo eccellente, come tutti quanti sanno, abbiamo una tribuna per i locali, la curva sud, ahimè, purtroppo per gli ospiti, un tempo era nostra, però appunto per ordine pubblico. E abbiamo anche una tribuna stampa, diciamo, non all'altezza, però voglio dire ci sta. La normativa dice che l'ingresso delle tifoserie deve avvenire per due strade differenti. Purtroppo l'ingresso allo stadio Progletitur avviene solo per via Trentola, che sarebbe la strada principale. Quindi, come avviene? Spieghiamolo a tutti. In realtà noi mettiamo dei doppi gersi qui alla... Questa è la soluzione temporanea che si è adottata, certo. Però a noi preme far capire che il problema non è risolvibile, perché pur volendo far defluire gli ospiti per altre strade abbiamo degli impedimenti. Gli impedimenti sono derivati dal fatto che i terreni circostanti lo stadio del Progletitur sono terreni privati. Problematica da risolvere è la questione proprio logistica del Progletitur, che è ubicato in un contesto, diciamo, residenziale, dove è circondato di abitazioni, quindi già va in netto contrasto con le disposizioni della Lega, che vorrebbe uno stadio dislocato dalla parte abitata quanto più vicina ai svincoli autostradali. Hai detto tu, un varco per gli ospiti rattoppato con il placet del proprietario del terreno adiacente alla curva sud e poi quel maledetto muro dove tutti quanti, diciamo da tutta, ci prendono in giro dai tempi di Bizzarro. A vedere quel muro sembra l'anticamera di un campo di concentramento. Ancora qualcuno ha da ridire su questo impianto, giustamente per la diciamo l'inefficienza assoluta per quanto riguarda l'agibilità. Sarebbe ora di mettere mano a un impianto calcistico nuovo. Servirebbe uno stadio da 5.000 spettatori, ben fatto, dislocato in una zona dove nessuno può dire che mancano le autorizzazioni per disputare una partita di Lega Pro. Quindi, insomma, non vedo il problema nella zona nostra sportiva, quella lì del velodromo, nel fare veramente una struttura che possa garantire a chiunque voglia venire a Marcianise di fare calcio. Bene, quindi questa è la prima presentazione di questa struttura, poi ce ne saranno, come dicevi tu, delle altre. Raffaele, una mia perplessità. È vero che noi questo problema l'abbiamo dal 2004, però il Progletitur è qui da tanti tanti anni. Noi ogni anno ci inventiamo un reportage, ci inventiamo un TG Stirp e stiamo sempre a denunciare le stesse cose.
Noi facciamo quello che possiamo fare, oltre a mettere al corrente i distratti abitanti di Marcianise dei problemi che ci stanno, altro non possiamo fare. Come detto in altre occasioni, sono state fatte delle campagne elettorali, proprio dei cavalli di battaglia sulle strutture sportive a Marcianise, calcio, box, calcio a 5, ma alla fine ritorniamo sempre allo stesso punto di partenza, solo chiacchiere e niente fatti. Io spero che il salto di qualità non lo facciamo solo dal punto di vista sportivo, ma questa città una volta per tutte faccia un salto di qualità dal punto di vista del riscatto e le amministrazioni cittadine mettono veramente mano a quelli che sono i problemi di questo paese. Siamo arrivati al caso velodromo, una delle strutture più imponenti della città, ma anche causa molte volte di discordia e soprattutto l'essere una vera e propria cattedrale nel deserto sportiva della città. Lo abbiamo alle nostre spalle, difficilmente sappiamo qualificare una struttura del genere che dovrebbe essere il fiore all'occhiello della città, ma che al momento è una vera incognita perché non ne sappiamo l'attuale utilizzo quale sia, se non quella di qualche sporadica manifestazione, peraltro nemmeno ciclistica, in quanto il vero e proprio ciclismo, il vero e proprio sport che dovrebbe essere il portatore di questa struttura non viene praticato praticamente da molti anni. Questa è una struttura che è stata progettata nel 1970 sotto l'era Capone, inaugurata nel 2001, quindi dopo 31 anni, e che ha subito varie vicissitudini che ben sappiamo ed è inutile ricordare al momento per non essere troppo lunghi in questa descrizione. Da molti anni ci chiediamo questa struttura cosa può dare alla città, potrebbe dare tantissimo, ma al ciclismo vero e proprio attualmente non dà proprio nulla, perché non c'è una gestione oculata della struttura ed attualmente anzi siamo venuti a sapere da fonti giornalistiche, quindi da colleghi, che è oggetto anche di indagine da parte della Corte dei Conti per l'utilizzo improprio di qualche anno fa, perché era stata cambiata la sua destinazione a calcetto, mentre magari sotto la denuncia dell'ex onorevole Pietro Sgueglia poi si è venuto a sapere insomma che era stata data in gestione a terzi che poi magari la affittavano e facevano un altro uso di questa struttura. Poco tempo fa si leggeva che il presidente della Federciclismo Renato Di Rocco, per il rilancio dello stesso sport, quindi del ciclismo, puntava sull'appropriazione dei due velodromi italiani più importanti, Milano e Marcianise, proprio per creare nuovi talenti di questo sport, quindi un vero orgoglio per la città avere una struttura del genere e quindi essere nominata come la probabile fonte del rilancio di questo sport. Ma al momento vediamo che nulla di nuovo riguarda questa struttura, che resta abbandonata a se stessa. La troviamo in condizioni inqualificabili, una struttura chiusa che potrebbe essere sfruttata in maniera diversa, un vero e proprio stadio che resta una cattedrale nel deserto, come abbiamo già detto prima. Al centro della pista è stato creato un campo di calcetto che adesso sinceramente, standone fuori, non sappiamo più l'esito dello stesso e come venga magari sfruttata, però noi al momento crediamo che la stessa sia chiusa e abbandonata al suo destino. Quello che chiediamo è ovviamente di riportare la struttura al suo uso naturale, magari perché no, riprendere quell'idea che era stata qualche tempo fa di farla diventare una struttura polivalente, non solo del calcetto ma di qualche altro sport. Però noi quello che chiediamo ovviamente è di farne un uso proprio della struttura e quindi di riportarla nelle mani di chi è competente per questo sport. Fare ciclismo su pista era l'idea iniziale, originaria di questa struttura. Noi chiediamo che sia continuata questa idea o quantomeno che sia utilizzato nel modo giusto questo fiore all'occhiello della città e quindi questo stadio del ciclismo.
Altro sport che merita certamente attenzione è il podismo. Il podismo è un fenomeno sportivo che a Marcianise sta davvero prendendo il largo e un uso diffuso anche tra gli amatori. Oltre al proliferarsi di tante società, tante persone vengono in questo posto per far sport anche in maniera amatoriale e passare qualche ora all'insegna dello sport. Grazie proprio magari alla nascita di questa pista di qualche anno fa, che però ovviamente noi vogliamo che sia mantenuta in un certo stato e con una certa cura. È ovvio che magari il curarlo deriva nella potatura delle piante, nella pulizia quotidiana, magari nel ridipingerla, perché ormai il selciato sembra scolorito, ma soprattutto può diventare dannoso visto che è davvero ai limiti della praticabilità. Continua il nostro viaggio presso le strutture sportive marcianisane. Oggi tocca alla tendostruttura di via Clanio, la tendostruttura della scuola media Aldo Moro, oggi intitolata al compianto Gianluca Noia e quindi Pala Gianluca Noia. Sappiamo benissimo che è una tendostruttura che negli anni ha ospitato la squadra di calcio a 5, ma ha evidenti limiti strutturali probabilmente già dalla nascita, in quanto nell'era Spargo, quando la società raggiunse la Serie A1, non ha permesso alla stessa squadra di poter disputare il massimo campionato per evidenti limiti strutturali. Poi si sa che negli anni, se la ordinaria manutenzione non viene effettuata, tutto ciò diventa straordinario. Questa struttura presenta oggi veramente livelli fatiscenti, sia a livello strutturale sia a livello proprio di manutenzione, come si può poi vedere dalle immagini che vi mostreremo. Questa è una struttura che può essere un gioiello della città e può essere utilizzata per varie discipline sportive, ma che ovviamente tenuta a questo livello può soltanto essere utilizzata nei limiti del possibile. È una struttura abbandonata a se stessa, lasciata all'incuria, e solo qualche volontario ogni tanto magari riesce a tenerla ancora ai limiti della praticabilità. Una struttura che magari con piccoli accorgimenti, magari anche con piccole opere di manutenzione, potrebbe davvero essere il fiore all'occhiello della città, che al momento non presenta né un palazzetto dello sport né altre strutture simili che potrebbero così essere funzionali a tante altre attività. Proprio alle mie spalle c'è una testimonianza di ciò che prima vi abbiamo anticipato solo a parole, ma i fatti lo testimoniano da queste immagini. Qui parliamo di squarci alla tenda che sono stati rattoppati in maniera amatoriale, in maniera artigianale. Alla mia destra vedete un grosso squarcio che ovviamente permetteva all'acqua di infiltrarsi all'interno della tenda e quindi di a volte anche allagare il campo stesso, ed è stato rattoppato da qualche volontario in maniera amatoriale, artigianale, come dicevo prima. In alto possiamo vedere anche delle erbacce nate in maniera naturale sull'impianto e mai ovviamente tolte, perché giustamente non essendoci un addetto per la manutenzione, questo non viene mai fatto se non in maniera sporadica e artigianale da qualche volontario. Andremo a vedere gli altri problemi che si presentano nella struttura all'interno dello spogliatoio stesso, che diciamo dovrebbe essere un luogo di protezione e di cura verso gli atleti stessi, che invece è praticamente il contrario. Sicuramente indecoroso è l'ingresso in campo di una struttura che ospita squadre anche di Serie A, quindi a livello nazionale, e sicuramente non è per la città di Marcianise un bel biglietto da visita avere un ingresso in campo del genere, che invece di solito è l'ingresso al ring dove si vanno ad affrontare quelle battaglie sportive agonistiche che sono riprese anche da canali ed emittenti nazionali. Vi facciamo vedere i problemi che stanno negli spogliatoi, ovvero la casa in cui i giocatori si radunano e si curano per poi scendere in campo, prima in settimana per gli allenamenti e poi magari il sabato o la domenica, il momento in cui c'è la partita, e quindi dove poi si vanno ad ospitare anche compagini nazionali, perché stiamo parlando di campionati importanti in cui il Marcianise ha militato e sta ancora militando. Partiamo dal locale in cui si spogliano gli arbitri. Innanzitutto vi mostriamo che
che un container ad ospitare questi personaggi importanti che vengono anche diciamo da altri paesi, paesi del nord. Stiamo parlando sempre di campionati nazionali, ve lo ricordo continuamente. Vi faccio entrare in questo locale, che è il luogo dove le varie società che ospitano questi campionati sono sempre recidive nel ricevere delle multe perché i locali non sono idonei per ospitare in maniera diciamo così ospitale i direttori di gara, a partire innanzitutto dalle finestre che non si chiudono, e vi stiamo mostrando il male minore di questo locale, fino all'essere fatiscente proprio del locale in sé per sé. Ora passiamo invece agli spogliatoi, dove gli stessi giocatori, anziché preservare magari il loro corpo e il loro fisico, magari rischiano anche la vita, perché non vogliamo essere magari troppo drastici, però con le docce fatte in un certo modo che presentano problemi di scolo d'acqua, gli stessi poi vanno magari a seccare i capelli con il phon, con i piedi bagnati e con un lago di acqua all'interno del locale, rischiando magari anche di ricevere qualche scossa elettrica, e quindi di rischiare per quello che è la norma di sicurezza proprio dei locali, che viene a mancare. Anche qui problemi strutturali, le finestre, insomma i suppellettili fatiscenti e tutto ciò che vedete qui, ovviamente vale sia per la squadra locale che per quella ospite. Magari quella locale ormai ci ha fatto l'abitudine, ed è anche brutto dirlo, ma per quella ospite è sicuramente un brutto biglietto da visita per la città, che certamente non ci fa una bella figura ospitando società che vengono dalla Puglia, dalla Lucania, dalla Basilicata, dall'Umbria e così via, presentarsi in questo stato, e soprattutto presentare strutture che possono essere veramente il fiore all'occhiello della città in uno stato davvero pietoso.